Il clima oggi in fabbrica è più sereno, così i sindacati metalmeccanici di Taranto commentano il giorno successivo al deposito dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dell'Ilva, ma lo ha finalizzato la messa in sicurezza della fabbrica e la riduzione dell'inquinamento. In attesa intanto di conoscere le motivazioni del riesame, adesso si tratta di capire se il siderurgico, pur non chiudendo e dovendo intervenire sugli impianti per adeguarli sotto il profilo ambientale, potrà anche produrre acciaio. Il procuratore capo della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, rimanda ad una valutazione più articolata a quando le motivazioni, cioè, saranno depositate. Comunque, dice, stando al tenore letterario del provvedimento, l'Ilva resta sì aperta, ma per mettersi a norma e non per produrre. Il presidente Ferrante invece si augura che l'Ilva possa produrre perché non si potrebbe comunque intervenire con una fabbrica inattiva e auspica di fare gioco di squadra con gli altri custodi. La continuità della produzione è auspicata e sollecitata anche dai sindacati. La produzione può continuare, magari non sarà sullo standard normale ma ridotto, ma può comunque proseguire, osserva Cosimo Panarelli, segretario della FIMCISL di Taranto, e la riduzione del passo di marcia non sarebbe alla fine neppure un dramma se si considera l'attuale situazione del mercato siderurgico. I sindacati, intanto, hanno incontrato Ferrante e gli hanno detto che il provvedimento del riesame crea un'opportunità, traccia una strada e permette di tenere insieme lavoro e ambiente. Nelle prossime ore, infine, a Milano si riuniranno i rappresentanti della famiglia Riva con i legali per fare il punto della situazione e analizzare quanto disposto dai giudici del riesame di Taranto. Probabile che siano prese anche delle decisioni. Infine, continua a restare comunque blindato e sorvegliato dalla polizia e dei carabinieri il tribunale, un sistema di transenne, ha reso off limits tutta l'area dove da più giorni ormai è impedito anche il parcheggio e il transito delle auto.